come dire, un pareggio che serve ad entrambe le squadre per rimanere nella serie cadetta. Sia il Padova che il Lecce hanno avuto ghiotte occasioni per chiudere l'incontro, i pugliesi nel primo tempo, i biancoscudati nella ripresa. Ma tutto sommato è giusto così. Il Lecce, ben schierato dal Bertino Bigongo, capitan Benedetti Libero, ha imbrigliato, soprattutto nel primo tempo, la manovra di Longhi e compagni senza disdegnare le puntate offensive. E la prima occasione è tutta di marca pugliese con diagonale di Altobelli che sibila a lato. Il Padova prende le giuste misure e contrattacca con Putelli, ma il tiro è fiacco. Il Lecce conquista il centrocampo e cerca di perforare la retroguardia padovana. Parte Moriero, cross per Baldieri che arriva in ritardo. Calcio di prima del russo Alenikov, Bonaiuti intuisce ed è via. I pugliesi incalzano con Moriero che fa tutto da solo, ma è bravo Bonaiuti a chiudere lo specchio della porta. E nel momento di maggior pressione leccese, il Padova passa in vantaggio con Di Livio che si destreggia bene e infila Gatta imparabilmente. Sul finire del primo tempo il Lecce può pareggiare, ma Moriero e Baldieri pasticciano in area e l'azione sfuma. Nella ripresa è il Padova che cerca l'affondo finale prima con Putelli e poi con Montrone che tenta il pallonetto. Azione dubbia in area pugliese, Montrone va a terra, ma per il signor Rodomonti di Teramo è tutto regolare. Bigon manda in campo la rosa al posto di Biondo e la punta riesce a pareggiare con una mezza rovesciata su cross di Benedetti. Lecce non ha giocato male oggi? Ma il Lecce direi che ha buttato via la partita nella prima parte della gara. All'inizio del secondo tempo invece ha toccato al Padova a sprecare delle occasioni e poi essere punito dal Lecce nella parte finale. Però direi che sostanzialmente una gara ben giocata e anche il risultato mi sembra